Fabio Gentile, si parte giovedì per questo Tour de Force a Viterbo, in quanto affrontate due delle favorite. Sì, purtroppo non siamo stati fortunati nel sorteggio, ci sono capitate le due favorite per il tricolore insieme con il Mestre. E, che dire, cioè, tenteremo di fare il possibile, tenere alti i colori e comunque il nome della città, e faremo di tutto per riuscire in questa impresa, anche da sconosciuti, a cercare di diventare qualcuno. Nonostante il giorno difficile, sei fiducioso? Sì, le ragazze sono impegnate molto, hanno lavorato per bene, quindi speriamo che le cose vadano per come ci siamo programmati. Abbiamo deciso di raddoppiare perché abbiamo accoppiato alla squadra maschile, che già conoscete tutti, questa nuova realtà femminile. Siamo contenti di averlo fatto perché comunque siamo i primi anche in questo, siamo stati i primi con i maschi e lo vogliamo essere anche con la squadra femminile. Che dire, il girone è difficile, le ragazze è la prima volta che giocano sulla spiaggia, però sicuramente è un bellissimo gruppo, a quello già formato da Women's Soccer si è affiancata un altro gruppo che viene da Locri, da Cutro, e queste ragazze tra l'altro sono venute col treno, col pullman per allenarsi, quindi hanno tutta la voglia di fare bene. Per noi è il primo anno, quindi comunque vada, come si dice, sarà un successo. Siamo fiduciosi, andiamo a vedere che succede, speriamo vada tutto bene, in bocca al lupo alle ragazze. Insomma, è una bella realtà, un grande entusiasmo, grande passionalità, quindi sicuramente proiettato nel futuro. Fiducioso per questa avventura di Viterbo? Ma sì, sicuramente, noi facciamo questo sport, ripeto, da sempre per divertirci. Se si vince ci si diverte di più, sono sicuro che ci divertiremo tanto, sia con le ragazze che con i ragazzi, che devono recuperare un momento di defaillance che può capitare nel momento in cui si sta creando un gruppo nuovo.